l'ultima volta abbiamo parlato del panslavismo, di Tito, del derby di Belgrado e ci eravamo fermati con la nostra narrazione più o meno alla fine degli anni Ottanta. Il dislivello tra il blocco dell'Unione Sovietica e il blocco occidentale inizia a crescere e all'interno della nostra Jugoslavia inizia a crescere anche il dislivello tra la zona più sviluppata, quindi Croazia e Slovenia, e il resto del paese. Lungo la seconda metà del Novecento, Croazia e Slovenia erano diventati i paesi motori dell'economia della Jugoslavia e nel 1991, sulla scia anche della dissoluzione dell'URSS, si dichiarano indipendenti. Prima di cominciare, io ti invito a iscriverti al canale e a venirci a trovare su Instagram e quindi vi beccate la sigla. Cioè, sigla che non c'è, quindi facciamo finta. No, vabbè, basta. Dicevamo che la situazione precipita tra il 90 e il 91, quando cioè la Croazia e la Serbia si dichiarano indipendenti. Belgrado interviene e quindi inizia la guerra. Sulla spinta della dichiarazione di indipendenza della Slovenia e della Croazia si dichiara indipendente anche la Bosnia ed Erzegovina. E la Bosnia ed Erzegovina ha un motivo in più per dichiararsi indipendente, perché la prevalenza dei bosniaci è musulmana. La prevalenza, perché ci sono anche altre piccole fazioni di bosniaci che vorrebbero la Jugoslavia ancora unita e un'altra piccola fazione che vorrebbe, come all'inizio del secolo, uno stato unitario di bosniaci, serbi, sloveni e croati. Quindi a questo punto i fronti ne sono tre. La Serbia, più una minoranza di bosniaci che vorrebbe mantenere una Jugoslavia unita. La Croazia, più una minoranza bosniaca che vorrebbe uno stato di sloveni, croati e bosniaci, comunque indipendenti dalla Serbia, e la maggioranza dei bosniaci che vuole una Bosnia ed Erzegovina indipendente. Kofi Annan dirà che sulla Bosnia ed Erzegovina si spezzano tutte le essenziali contraddizioni di questo e del terzo millennio. A metà decennio questa prima fase delle guerre di Jugoslavia terminerà, quindi Croazia e Slovenia saranno dichiarate indipendenti, così come la Bosnia, insomma ci sarà un momento di appacificamento, per così dire. Tuttavia, il nazionalismo serbo, incarnato nella figura di Milosevic, continua ad essere una dose preponderante della politica della Jugoslavia, perché forse possiamo parlare ancora di Jugoslavia. Calcolate che, ad esempio, nei mondiali di Francia 98 la Jugoslavia si è presentata ancora unita. Quindi le armi verranno deposte, le Olimpiadi del 1996, invernali del 1996 saranno a Sarajevo, questo giusto per dire, ma in un certo senso non si dissolveranno le contraddizioni. Infatti tra il 1996 e il 1999 sorgerà un'altra questione jugoslava, per così dire, la questione del Kosovo. Che cos'è il Kosovo? Il Kosovo è una regione slava della Jugoslavia, per così dire, appartenente alla Serbia e tutt'oggi sotto l'egemonia della Serbia, però abitata principalmente da popolazioni autoctone di origine albanese e principalmente anche musulmani. La repressione dei kosovani da parte di Milosevic sarà molto molto dura e lì in Kosovo, oltre a intervenire l'ONU, interverrà anche la NATO. Con l'intervento statunitense il governo di Milosevic crolla e nel 2001 Milosevic sarà addirittura arrestato e nel 2006 inizieranno delle trattative tra Serbia, ormai non parliamo più di Jugoslavia, parliamo di Serbia e Kosovo, trattative ancora in corso e ancora molto delicate. La Serbia oggi è un paese in ripresa ed è in procinto di entrare nella comunità europea, nell'Unione Europea. I suoi principali partner economici sono proprio i paesi dell'ex Jugoslavia, infatti oggi molti giornalisti parlano di Jugosfera. Il Partito Socialista di Serbia resta all'interno del paese l'unica realtà di sinistra credibile. Il problema è che è molto frammentata. Principalmente i seggi in Parlamento se ne dividono due fazioni. Il Partito Progressista Democratico, che attualmente è alla maggioranza e forse per questo c'è un'apertura all'ingresso nell'UE, e il Partito Radicale Socialista e Nazionalista ed Antieuropeista, che possiamo tranquillamente definire un partito di estrema destra. E questa destra ha successo essenzialmente per due motivi. Innanzitutto il fallimento dell'URSS ha portato in tutti i paesi dell'ex blocco sovietico una politica reazionaria nei confronti del comunismo. E soprattutto il sentimento nazionalista è ancora molto sentito in Serbia. E per quanto qualche giornalista internazionale, anche molto accreditato, possa ritenere che questa sia una copertura per la microcriminalità e per la criminalità organizzata, la storia sembra suggerirci altro. Quindi ragazzi, questo è quanto. Come al solito io vi invito a seguirci su Instagram e se non ti sei ancora iscritto iscriviti a questo bel canale, Geopolitica for Dummies.
politica for dummies, geopolitica easy, mi sto impappinando pure io, fratacchioni. E se vi va, fatemi sapere nei commenti quale altro argomento vorreste vedere trattato su questo canale. Ragazzi, noi ci becchiamo alla prossima. Shouts!